Anche se gira voce che la lingua spagnola sia talmente simile all'italiano che si capisce sempre comunque, da più parti mi avete chiesto se potevo rifare o tradurre in italiano i miei video in lingua spagnola, quelli che a suo tempo avevo registrato per il programma Ventana la Conciencia, ideato e condotto da Gloria Guajardo e che potete rivedere sempre qui nel mio canale di YouTube. Ora, il mio terzo intervento video in quel programma riguardava la rilocazione del cielo di rivoluzione solare, cioè quella tecnica astrologica che qui in Italia è più comunemente conosciuta come rivoluzione solare mirata. In quel mio video spiegavo ai telespettatori di lingua spagnola che la rilocazione del cielo di ritorno solare è uno degli strumenti utilizzati dagli astrologi che aderiscono alla scuola di Ciro Discepolo denominata astrologia attiva. In altri miei video precedenti vi ho già spiegato in che cosa consiste la rivoluzione solare. Si tratta di una tecnica predittiva sulla quale ho maturato diversa esperienza e credo nel mio piccolo di poter avere qualcosa da dire a proposito. Però, avendone già parlato, non vorrei soffermarmi troppo su questo argomento ripetendo cose già dette. Qui ora vorrei solo sottolineare che il momento del ritorno solare, che potremmo anche definire il compleanno astrologico o compleanno astronomico, avviene più o meno lo stesso giorno tutti gli anni. In realtà, ad essere più precisi, per una serie di motivi legati soprattutto a come è strutturato il nostro calendario e alla necessità di inserire alcuni anni bisestili ogni tanto, può avvenire che il ritorno solare avvenga in realtà il giorno prima del nostro compleanno oppure anche il giorno dopo. Ad ogni modo, in ogni caso, l'ora sarà sempre diversa tutti gli anni e difficilmente potrà coincidere con la nostra ora di nascita. Così, per esempio, se uno è nato, diciamo, il 3 febbraio di un certo anno, alle 4 del mattino, gli può capitare che l'anno successivo abbia una rivoluzione solare il 2 febbraio, magari alle 2 del pomeriggio, un altro anno potrà capitargli il 3 febbraio, ma a mezzogiorno, e un altro anno ancora potrebbe capitargli il 4 febbraio alle 8 e quarto. Dunque, tutti gli anni questo evento, che in buona sostanza corrisponde alla esatta congiunzione del Sole di transito sul nostro Sole natale, avviene in un momento differente, che è necessario calcolare di volta in volta. Naturalmente un buon astrologo è in grado di fare questo calcolo anche a mano, non è difficilissimo. Ricordo che io lo facevo anche senza l'uso dei logaritmi, ottenendo comunque un risultato certamente approssimato, ma sufficientemente affidabile. Ma per il calcolo delle rivoluzioni solari e lunari, ovviamente è più comodo e anche più sicuro affidarsi a un buon software di astrologia professionale, che appoggiandosi alle famose efemeridi svizzere e a una banca dati di località e regimi orari completa e aggiornata, ci possa garantire la massima precisione e affidabilità del risultato. L'astrologo dunque cosa fa? Calcola e disegna un grafico astrologico come se nel momento del ritorno solare il soggetto, tra virgolette, tornasse a nascere. Quindi sostanzialmente il grafico di rivoluzione solare è un tema natale. E come qualsiasi tema natale va calcolato, cioè domificato in termini tecnici, per il luogo in cui il soggetto si trova in quel momento. Abbiamo già detto che ci sono divergenze di opinione a questo proposito, per cui in questo video non mi soffermerò oltre su questo punto. Ora, secondo me l'astrologia ha ben poco di esoterico perché è una tecnica, un insieme di tecniche e
e di conoscenze che chiunque può studiare, imparare e mettere in pratica. Ed è per questo che Grazia Mirti definisce giustamente l'astrologia una disciplina. E assieme a lei anche tanti altri importanti astrologi sono d'accordo su questa definizione. Tuttavia mi piace dire che il momento di ritorno solare è un momento, tra virgolette, magico, o anche senza virgolette, perché ha un'importanza tutta particolare fra i 365 giorni dell'anno. Infatti, questo giorno determina o comunque segnala l'atmosfera generale e, secondo la scuola dell'astrologia attiva, anche gli avvenimenti principali di tutti i 12 mesi seguenti fino al compleanno successivo. È ovvio, è naturale e potrebbe anche essere implicito, ma forse vale la pena di ribadire ancora una volta che l'astrologo interpreta la carta di ritorno solare avendo sempre presente il cielo di nascita del soggetto e i transiti che questa persona sta avendo e avrà nei 12 mesi di validità della rivoluzione solare. Ora, se accettiamo che per disegnare il grafico di rivoluzione solare ci si deve riferire alla località nella quale ci troviamo in quel preciso momento, perché è come se nascessimo di nuovo in quel luogo e in quel momento, e consegue che noi dovremmo utilizzare quel luogo, qualsiasi esso sia, anche se uno si trova a passare la rivoluzione solare in un luogo diverso da quello di nascita o diverso da quello della sua residenza abituale e indipendentemente dal motivo per cui si trova lì. Allora mi chiederete, ma se è così, possiamo decidere liberamente dove festeggiare il nostro compleanno astronomico in modo da avere un cielo di rivoluzione solare migliore? Possiamo scegliere il luogo più appropriato per avere una buona rivoluzione solare? Magari anche la migliore possibile, o perlomeno una rivoluzione solare migliore rispetto ad un'altra, o al limite la meno peggio? Qui ci sarebbe da dire molto sul concetto di migliore o peggiore, perché magari ciò che l'astrologo può considerare migliore non è detto che lo sia anche per il consultante, ma proseguire su questo ragionamento ci porterebbe sicuramente in questo momento fuori tema. E allora rispondo a questa domanda semplicemente in questo modo: certamente sì. Anno dopo anno è possibile scegliere la località nella quale desideriamo trovarci quando arriverà il momento magico del ritorno solare. E difatti ci sono molte persone che lo fanno, e cioè ci sono persone che tutti gli anni si rivolgono all'astrologo per farsi calcolare il cielo di rivoluzione solare e per valutare assieme a lui la possibilità di rilocarlo nella località più appropriata. A mio avviso però questo non dovrebbe comportare un atteggiamento passivo da parte del consultante, né tantomeno è giustificabile da parte dell'astrologo un atteggiamento del tipo: io ti dico dove devi andare, questo è il mio responso, è il mio consiglio, punto e basta. Perché in questo modo si corre il rischio di fare un'astrologia che io definisco da medico della mutua, cioè quello che non perde molto tempo ad ascoltare le tue vere esigenze e i tuoi problemi, ma ti prescrive rapidamente una pillola e poi è subito pronto a dire avanti un altro. E d'altra parte trovo anche deleterio che ci siano persone disposte a delegare all'astrologo questo tipo di decisione, che a mio avviso andrebbe invece discussa assieme a lui. Cioè voglio dire che non si tratta
tratta di andare dall'astrologo a dire dove mi mandi quest'anno, e ve lo dico perché mi è capitato, ma si tratta piuttosto di instaurare un dialogo nel quale ci sia uno scambio completo di informazioni tale che alla fine del consulto deve essere il consultante e non l'astrologo a decidere se rilocare o no e dove. Io la vedo così e normalmente faccio così, ma naturalmente non intendo criticare l'operato o il metodo di altri astrologi che possono non essere d'accordo con me, perché come ha detto André Barbeau in una recentissima intervista rilasciata a Geneviève Gianmarino, è importantissimo che l'astrologo prima o poi sviluppi una pratica astrologica che sia la più appropriata possibile alla propria personalità, anche staccandosi, andando oltre agli insegnamenti del proprio maestro. Ci sarebbero altre cose da dire su questo argomento, ma forse è importante a questo punto sottolineare una cosa in particolare. E scusatemi se forse l'ho già detto in altre occasioni: la rilocazione del cielo di ritorno solare permette di cambiare alcune cose nel grafico, mentre molte altre non cambiano affatto e non possono cambiare in nessun modo. Per esempio, con la rilocazione cambiano le posizioni dei pianeti di rivoluzione solare nelle case del grafico di rivoluzione solare. Cambia l'ascendente di rivoluzione, mentre non cambiano le posizioni dei pianeti di rivoluzione solare nei segni zodiacali e non cambiano nemmeno gli aspetti angolari che i pianeti formano tra di loro nel grafico di rivoluzione. Inoltre, come spiego nel mio blog, la scuola dell'astrologia attiva propone una lettura del grafico di rivoluzione solare che è sostanzialmente diversa, sicuramente innovatrice e in parte semplificata rispetto a quella di altre correnti o scuole astrologiche. E se Dio vuole, in un mio prossimo video vi farò vedere qualche esempio concreto di come va interpretato il grafico di rivoluzione solare nella scuola discepoliana alla quale aderisco. Alla prossima allora!